Eccomi di nuovo qui con un altro video, questa volta dedicato a Biancaneve della Hasbro e a Sailor Moon, che dopo vediamo nei particolari, ovviamente. Eccola qua, Biancaneve. Queste sono tutte le principesse che si possono trovare. E qui abbiamo Sailor Moon. Il 20° anniversario di Sailor Moon. Poi dopo vi faccio vedere cosa c'è nella scatolina della Bandai. Questi sono i 5 ciondoletti che si possono trovare. Io ho scelto questo, proprio Sailor Moon, col vestitino da guerriera. Dopo la vediamo. Sia Sailor Moon che Biancaneve le ho pagate 10 euro l'una. Adesso togliamole dalle scatole. Ed eccola qua. C'ha un bellissimo sorriso, con lo sguardo che guarda di laterale, i capelli neri ovviamente, col fermaglio, il cerchietto rosso. Allora, il corpicino è tutto brillantinato, le maniche sbuffo proprio come la caratteristica di Biancaneve ovviamente. E poi abbiamo la gonna, ecco, la gonna dell'abito, che oltre ad essere gialla, il colore caratteristico di Biancaneve, è anche glitterato. E in più gli hanno fatto questi disegnini degli animaletti del bosco, l'uccellino, il cerbiatto, i fiorellini, un po' così per cambiare, per non avere il vestito classico, diciamo, il vestito è lui, solo che lo hanno un po' più disegnato, ecco, le scarpette ovviamente queste qui con il fiocchetto, in questo caso sono gialle con un bel tacco, vedete, tutto glitterato, il vestito in effetti è tutto glitterato, solo le maniche no, visino molto carino, devo dire la verità, è fatta bene. Vi faccio vedere la scatola, che davanti c'è la Biancaneve, anche all'interno c'è tutta disegnata Biancaneve con la mela carina. Passiamo a Sailor Moon ed eccola, questo è un ciondoletto. Allora abbiamo la Bunny con il vestito alla marinara, la guerriera, e con la rosa di Milord, troppo carina. Che capocciona che è. E sta seduta sulla stella, cioè questo praticamente è il ciondoletto a stella che lei possiede e gli è stato regalato da Milord, che nella versione del cartone animato questa stella è un carillon con la musica. In questo caso è stata creata la sua stellina e lei sopra seduta sul suo carillon e con la rosa di Milord. Le gambine sono di lato così, eccola qua, così la vedete meglio. Fatta proprio benissimo. Questa è della Bandai. E poi ha questo tipo di portachiave che vabbè, volendo si può anche togliere, si smonta, si fa un po' come si vuole. Ed eccole qua, Sailor Moon e Biancaneve. Io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!